Alessandro, non ci resta che andare a visitare la cattedrale di San Donato. Sì, andiamo, quindi andiamo nel cuore di Umbriatico. Nel cuore della religiosità, ma anche la cattedrale, che anche quella risale a un sacco di anni fa. Chiamiamo, diciamo così, tra religione, miti e leggende. Andiamo. Andiamo. Qui siamo sotto la cattedrale, una cattedrale che era anche una fortezza, la cattedrale di San Donato. Sì, questo era l'ultimo baluardo, diciamo, perché c'erano delle mura interne anche a Umbriatico, però per vedere veramente la maestosità, l'altezza di questa cattedrale, vedi proprio che l'ultimo baluardo, i vescovi si chiudevano qui e quindi i nemici non potevano assolutamente entrare, quindi era l'ultimo livello difensivo. Una difesa, una Nella difesa, difesa, nella difesa. nella difesa. Andiamo a vedere. Andiamo. Alessandro, è veramente maestoso. In più, giù nella cripta dove andremo giù, si canti. Ed Siamo eccoci qua. davanti all'altare maggiore. L'altare maggiore, questo è stato ricostruito perché in realtà era stato ritrovato a pezzi nella cattedrale e come puoi vedere anche questo è di epoca bizantina. San Donato d'Euria, e quindi il nostro protettore che si festeggia ad agosto. Sentivamo prima i canti che salivano su dalla cripta, perché giù poi andremo a visitare la cripta. Quindi i templari, ci rinvia alle crociate, ma qui sono conservate anche delle reliquie che provengono direttamente dalla Terra Santa e che sono veramente una particolarità unica, degli esempi di fede tangibili che sono conservati qui a Umbriatico, nella Basilica. Sì, c'è proprio un cavaliere templare, Giuranna, quindi collegato poi Alla alla famiglia baronessa, alla Giuranna. famiglia, che si dice appunto tornato dalla Terra Santa con delle reliquie e le abbia custodite qui, proprio nella cripta di Umbriatico. E adesso sono visibili, quindi oggi hai la fortuna e l'onore di poterle visitare, quindi ti invito Bene, ad andare. grazie Alessandro, andiamo. Alessandro, questa è la sagrestia. La sagrestia dove sono custodite le reliquie. E qui in questa teca puoi vedere la Sacra Spina. Questa è la spina della corona di Gesù, giusto? Sì, si dice che sia appartenuta alla corona di spine appunto di Gesù. E c'è una particolarità, perché ci sono varie spine in giro per il mondo e si dice che le parti esterne in determinati momenti emettano un profumo o addirittura fioriscano. Quelle interne, ovviamente, dato che avevano trafitto il Sangue. capo di Gesù, sanguinano. E in questo caso particolare, e in tre eventi molto particolari, qui a Umbriatico la spina ha sanguinato. Venire qui, il vedere e sentire queste storie, rende tutto molto molto affascinante. E poi per i credenti è un atto di fede a cui insomma non si può venire meno, non si discute. Molto profondo, è come se fosse Assolutamente. un viaggio in Terra Santa, ma in terra di Calabria. Invece l'altra reliquia era il chiodo della croce di Gesù, giusto? Sì, abbiamo anche questo chiodo che si pensa appunto sia appartenuto sempre alla crocifissione di Gesù. Eccolo qui il chiodo ed è stato analizzato, quindi appunto si dice che ha trafitto una parte prima dura e poi una parte molle, quindi è sicuramente collegata a una crocifissione. Poi non abbiamo appunto la certezza, come anche il sangue che è stato emesso dalla Sacra Spina, allo stesso gruppo sanguigno del sangue che è stato estratto e analizzato dalla Sacra Sindone. Quindi abbiamo Collegamento. questo collegamento. Allora Alessandro, lasciamo l'altare maggiore, abbiamo visto le reliquie, scendiamo giù nella cripta. Sì, è arrivato il momento di scendere nella cripta. Utilizzeremo delle scale per andare nella cripta e anticamente invece no. Dove eravamo nella sagrestia c'era una botola segreta e si scendeva da lì. Poi ti mostrerò tutti i vari passaggi Da giù e i la vedremo. trabocchetti diciamo, che avevano escogitato per mantenerla segreta. Segreta. Esatto.
così che nessuno potesse entrare, al di là dei templari o comunque dei vescovi che abitavano qui. Oggi il visitatore può scendere da queste scale? Oggi possiamo utilizzare tranquillamente le scale, quindi scendiamo. Andiamo.